mercati non perché ha seguito le indicazioni della Troica. La Grecia è tornata sui mercati perché a un certo punto l'unica istituzione federale di questo continente, compiutamente federale, come la Banca Centrale Europea, ha messo tutto il suo peso sovrano. Questo ha fatto uscire, questo consente alla Grecia di tornare sui mercati, non quelle condizioni che sono state in realtà uno scambio politico legato dal primato della politica interna in alcuni paesi rispetto alla costruzione dei fondi salva stati e alla linea dell'austerità. Ma noi dobbiamo criticare quel modello di sviluppo sulla base anche di una lettura più di fondo, criticare quel modello nel suo impianto culturale, nel suo impasto ordoliberale di liberismo e di nazionalismo, il paradosso di un modello che comprime gli spazi della sovranità nazionale, ma che ha anche l'effetto dell'illusione di poter conservare un'autonomia delle politiche economiche nazionali. E questa critica deve essere forte, ma deve soprattutto individuare un percorso concreto di cambiamento, un percorso che assuma una concretezza plastica agli occhi dei cittadini, non un esercizio retorico di propaganda elettorale. Dire non è un esercizio retorico di propaganda elettorale, dire che il cambiamento dell'Europa è la condizione per il successo della sfida in cui siamo impegnati anche nel governo del Paese. La vicenda del DEF mi sembra emblematico. È evidente che la riconferma del 2,6 come deficit nominale, lo slittamento della 0,1 sul 2015 definiscono un quadro macroeconomico stretto che rischia di ridurre le potenzialità espansive della manovra del governo. Ma proprio per questo il problema non è aprire un dibattito se quello 0,1 di scostamento sia un grande successo, cosa che evidentemente non è, o una bruciante sconfitta. Il punto è avere la consapevolezza che solo se avremo una Commissione europea diversa, in autunno potremo provare a utilizzare quei margini di flessibilità che in questi anni siamo riusciti a inserire nel patto di stabilità, nel fiscal compact, per determinare una svolta nei confronti verso la crescita, verso gli investimenti e dare un respiro alla sfida in cui il governo Renzi è impegnato di rilanciare la crescita e l'occupazione in Italia. Ma questo cambiamento non deve avere solo un carattere programmatico, una concretezza che pure è necessaria, ma deve avere un orizzonte, un respiro politico, deve fondare una visione condivisa e definire il terreno di una battaglia che dia un carattere popolare e democratico al sogno europeo, alle sue motivazioni storiche, alla fine della guerra in Europa e alle sue motivazioni attuali, ripensare il modello sociale europeo, la civiltà europea, come elementi di una missione ancora più universale di quella del salvataggio del nostro modello di civiltà, ma la missione universale di una civilizzazione del mondo. Quando noi parliamo di commercio equo e non solo libero, di lotta al dumping sociale, di costruzione di una dimensione sociale europea, di una dimensione europea della cittadinanza, dei diritti, non stiamo solo proteggendo i valori, i principi che sono stati alla base delle nostre costituzioni, della rifondazione della nostra democrazia, ma stiamo indicando una missione ancora più universale, la missione di civilizzazione della globalizzazione, che è la missione che definisce l'identità più profonda dell'Europa, della sua civiltà, della sinistra, della sua spinta universalistica ineliminabile. La vicenda dell'Ucraina, peraltro, ci ha detto che è molto difficile tracciare i confini dell'Europa, è molto pericoloso pensare a tracciare confini netti in misura in chiave territorialistica. L'Europa è qualcosa di più di uno spazio istituzionale, è una visione della persona, è una visione dei rapporti tra le persone, è un modello di civiltà. E noi, rilanciando e costruendo la sfida di un'Europa democratica, di un'Europa politica, di un'Europa attore del mondo globale, noi ci poniamo su questo terreno e per questo costituiamo un pezzo della rifondazione di un'identità della sinistra, di un suo profilo. Noi, tessendo quel filo che oggi immagino molti diremo che dobbiamo tessere perché appunto chi ha più filo tesse, noi non aspettiamo momenti migliori, ma vogliamo essere protagonisti del cambiamento dell'oggi, aiutare a comprenderlo, a indirizzarlo, facendo della costruzione dell'Europa il terreno della rifondazione dell'identità della sinistra e dell'assolvimento della sua funzione nazionale.